Vannucci Piante, sponsor ufficiale della Pistoiese, presenta... A Forlì la Pistoiese ha dimostrato come si può perdere una partita che poteva e doveva vincere ed anche alla grande. Sono fenomeni che avvengono spesso nel calcio, soprattutto quando una squadra è in via di maturazione. Certo, ci sono giornate in cui all'avversario, vuoi per bravura, vuoi per fortuna, tutto va bene, ed è il caso del portiere del Forlì Scotti, che ha parato l'imparabile. C'è il caso in cui è la traversa a impedirti di segnare, il caso di Frascatore su punizione, oppure ci sono salvataggi sulla linea, comunque sia la Pistoiese in trasferta ottiene molto meno del dovuto. Questa volta addirittura 0 punti. E quando questo accade, dopo un secondo tempo condotto con grande intensità e con molte occasioni, fa male al morale e ovviamente alla classifica. Cristiano Lucarelli, che sabato ha compiuto 39 anni, non ha quindi avuto in regalo un risultato positivo. Un primo tempo condotto forse con troppo timore, con una sbandata difensiva nel finale di tempo che poteva essere evitata e che è costata quindi il gol decisivo di Melandri, servito da Djuric, abile Melandri a liberarsi di Frascatore e andare in gol, approfittando anche di una uscita insicura di Pazzagli. La Pistoiese nei primi 45 minuti con Romeo al 21esimo si era resa protagonista di una grande azione, conclusasi con una rovesciata neutralizzata da Scotti. In precedenza Forlì più pericoloso, con Forte al 6° e poi al 10° con Amlili, con un tiro da fuori area che ha sfiorato il palo. Lucarelli non è contento della gara di Falcerano e al 33esimo lo sostituisce con Tripoli. Poco altro nei primi 45 minuti, con un'inchiusura ancora Scotti, bravo su Frascatore, che tira al volo. La ripresa è tutta diversa, con la Pistoiese che mena le danze. Lucarelli mette in campo Koulibaly al posto di Saric e al 5° dopo una bella azione di Docente, con Pazzagli che mette in angolo, salgono in cattedra gli arancioni e fino al termine stringono d'assedio il Forlì. Al 13esimo è Frascatore su punizione a colpire la traversa. Al 15esimo Vassallo conclude alto. Al 17esimo da angolo di Piscitella e Calvano di testa a impegnare Scotti. 22esimo cross basso di Frascatore, Scotti respinge e Calvano manca la palla. Pistoiese quindi in forcing. Lucarelli mette in campo Mungo per Piscitella che non ha più birra. 30esimo tocca a Mungo l'occasione del pareggio, ma nulla da fare. 31esima, si capisce che non è giornata, da Tripoli a Mungo con botta vincente, ma sulla linea è Drudi a negare il pari. Quando si spreca così tanto in genere si becca gol, infatti al 45esimo il Forlì poteva anche raddoppiare con Docente, ma francamente sarebbe stato osceno. Ed ancora, 93esimo, ultima beffa, da Calvano a Mungo che tira, ma ancora una volta Scotti è bravo a respingere. Eccolo qui l'eroe della gara, portiere Scotti del Forlì. I timori di Lucarelli, espressi in settimana in conferenza stampa circa una altalena nei risultati della sua squadra, si sono rilevati quindi veri e reali. Mai vinte quindi due gare di seguito, ma questa volta è vero, ci sono stati errori di mira ripetuti, la bravura del portiere, ma anche l'imponderabile che nel calcio c'è e spesso rende risultati ingiusti. Il caso di Forlì è uno di questi episodi. La palla non è voluta entrare e la sconfitta è amara. Come minimo, altro punto gettato al vento.